Vi chiedo una trentina di secondi di attenzione perché devo passare un messaggio molto importante. Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata, siamo stati messi in contatto col Presidente del Consiglio che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie. E se queste stories anche in piccolissima parte riusciranno a essere utili, io non posso che esserne contento. Ci è stato chiesto un aiuto sull'esortare la popolazione, soprattutto quella più giovane, all'utilizzo della mascherina. E io mi sto sforzando di trovare un modo di essere il più convincente possibile, probabilmente non esiste modo. Quello che posso dire è che, ragazzi, ci troviamo in una situazione molto 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 delicata e che l'Italia non si può permettere nella maniera più assoluta un nuovo lockdown e che in qualche modo il destino e il futuro dell'Italia è nelle mani della responsabilità individuale di ognuno di noi. E con un semplice gesto potremmo in qualche modo evitare lo scenario tra i più brutti che abbiamo vissuto negli scorsi mesi. Quindi mi raccomando, ragazzi, utilizzate la mascherina. Buonasera. Una vera e propria campagna social, specialmente indirizzata ai giovani, per l'uso massiccio della mascherina. In questo contesto si inserisce il messaggio che abbiamo pubblicato in copertina di un forte influencer quale Fedez, che da solo conta ben 11 milioni di followers. Oggi anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante la cerimonia di consegna delle onorificenze a chi si è distinto nella battaglia al Covid, ha ribadito che in questa fase serve la responsabilità collettiva e tutti siamo chiamati a contribuire a sconfiggere la pandemia con i comportamenti, le mascherine e il distanziamento. Passiamo a fotografare adesso qual è la situazione nel paese per quanto riguarda la diffusione dell'epidemia e le misure che vengono assunte per contrastarla. Dopo la Lombardia, dove oltre alla chiusura dei centri commerciali nei weekend, a partire da dopodomani 22 ottobre scatterà il coprifuoco dalle 23 alle 5, anche la Campania adotterà il lockdown notturno da venerdì prossimo, sempre dalle 23. Intanto, a fronte dei dati che affermano che il 14% dei casi testati è positivo, il Comitato Tecnico Scientifico ipotizza la mobilitazione della protezione civile sul territorio nazionale per potenziare il sistema, in linea con quanto già avviene in Campania, dove Borrelli ha inviato medici ed infermieri di supporto. Su questo punto, però, il presidente della regione, Vincenzo De Luca, ha lamentato che a fronte della richiesta di 600 medici ne sarebbero arrivati solo 50. I tempi sull'uscita del primo vaccino continuano ad essere argomento di primaria importanza. Sul tema oggi è intervenuto anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un'anticipazione dell'ultimo libro di Bruno Vespa, Perché l'Italia amò Mussolini e come ha resistito alla dittatura del Covid, in uscita il prossimo 29 ottobre. Se le ultime fasi di preparazione, il cosiddetto rolling value del vaccino Oxford IRBM Pomezia AstraZeneca, saranno completate nelle prossime settimane, ha detto il Premier, le prime dosi saranno disponibili all'inizio di dicembre. Sempre in occasione dell'anticipazione del nuovo libro di Bruno Vespa, Giuseppe Conte è tornato oggi anche sull'argomento MES. Non ho mai escluso l'accesso al MES, ha detto. Queste decisioni politiche si prendono al tavolo di maggioranza dopo un confronto approfondito. Io ho dato soltanto un contributo per deideologizzare questo tema. Intanto nasce l'intergruppo parlamentare MES Subito, diverse le adesioni provenienti da tutti i partiti politici. Per il PD ha aderito il vice segretario Andrea Orlando con diversi parlamentari, per Italia Viva tra gli altri anche Matteo Renzi, varie le diverse adesioni di Forza Italia tra cui Renato Brunetta. Presenti anche i 5 Stelle con il deputato Trizzino, dal gruppo misto Maurizio Lupi, Riccardo Omagi ed anche ex parlamentari pentastellati. Ed ora sui principali temi inerenti allo sviluppo economico del paese e sulle sfide per i prossimi mesi, Alessandro Milone ha raccolto con un'intervista esclusiva a margine del 35° convegno annuale le riflessioni del presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano. Vediamo l'intervista. Presidente Di Stefano, quali sono stati i temi che avete posto sul tavolo nel confronto con il governo e qual è il messaggio che avete voluto lanciare dalla 2 giorni futuri pronti all'impresa?
non so se è stato un messaggio di se vuoi, di coraggio, di speranza. Abbiamo ottenuto una risposta importante da parte del governo, 5 ministri sono stati presenti, insomma, come citavi tu, anche il presidente Conte ci ha attenzionato al nostro evento. Dopodiché, però, i temi restano dei temi che noi abbiamo posto anche in maniera critica nei confronti del governo, perché non possiamo non notare che nel paese c'è una tendenza ancora ad lavorare su proposte di carattere emergenziale che in un primo momento erano certamente opportune, dovute, necessarie, ma non si riesce ancora, malgrado siano passati molti mesi, ad affrontare i nodi cruciali del paese con delle, diciamo, risposte strutturali. E quindi abbiamo sollevato temi che sono di carattere generazionale. Abbiamo chiesto che si riparta da 3 driver per scongiurare la seconda ondata di pandemia, ma soprattutto per proiettare il nostro paese verso un futuro che è fatto di modernità, di innovazione, di maggiore inclusività. Quindi partendo da 3 temi che sono anche 3 grandi, diciamo, limiti del nostro paese: l'innovazione, il lavoro e la formazione. Nella tua relazione introduttiva hai dichiarato sul tema del Recovery Fund: meglio rinunciare che sprecarlo. Qual è la vostra linea su questo argomento? Noi abbiamo voluto svegliare l'opinione pubblica che immagina questo Recovery Fund come la panacea di tutti i mali, come, diciamo, l'assalto alla dirigenza per come dire, coltivare questo o quell'interesse particolare. Abbiamo voluto ricordare come gran parte di questi fondi sono a debito, un debito che graverà sulla generazione nostra e soprattutto su quelle che ci succederanno, e che sarà insostenibile se adesso non lo investiamo per creare una crescita che sia sostenibile. E per sostenibilità abbiamo voluto dire che non basta la sostenibilità economica, cioè che aumenti il PIL del paese, importante, fondamentale, ma non sufficiente. È bene che questi fondi vengano utilizzati per ridistribuire ricchezza, per creare, diciamo, per contrastare le disuguaglianze che in questo paese ci sono, e quindi no, abbiamo detto meglio rinunciare al Recovery Fund che sprecarlo, cioè meglio lasciarlo ai cittadini europei davvero in grado di creare nuove basi di crescita per il continente, piuttosto che affidarlo a questa vecchia politica in grado soltanto di creare sacche di privilegio asimmetrico e ingiusto. Quindi, dopo questa chiamata alle armi, questa sveglia al paese, abbiamo detto che sui temi che poco fa ti ho citato bisogna investire tutte le risorse. Quindi digitalizzazione della pubblica amministrazione, decontribuzione, taglio del cuneo fiscale, taglio del costo dell'energia, tutto questo per creare maggiore produttività alle imprese italiane, e quindi e poi soprattutto un sistema infrastrutturale che premi un sud che è stato troppo in questi anni trascurato. Al termine dell'anno terminerà anche il divieto di licenziamenti che è stato imposto dal governo a causa del Covid. Ma che previsioni avete per l'inizio del 2021? Non sapremo quanto questa seconda ondata possa ulteriormente incidere sulla nostra economia, sulla nostra manifattura. Quello che sappiamo è che allo sblocco dei licenziamenti tante riorganizzazioni aziendali produrranno esuberi, è inutile prenderci in giro. E allora quello che abbiamo chiesto con responsabilità, per non lasciare indietro nessuno, è che a questo sblocco, che deve avvenire però per permettere paradossalmente di creare nuova occupazione, perché la mancata riorganizzazione frena anche la crescita di tante aziende, per non lasciare indietro nessuno occorre affiancarlo con un sistema di ammortizzatori sociali rinnovato, moderno, che guardi non più al posto di lavoro ma all'occupabilità, e nel frattempo però tuteli il reddito della persona che cambia lavoro o che momentaneamente lo perde. Quindi investiamo adesso in formazione e sostegno al reddito per chi perde il lavoro, e non lasciamo magari per anni nella vecchia cassa integrazione, poi cassa integrazione in deroga, che finisce spesso per creare solo delle sacche sociali,
non delle soluzioni al problema occupazionale. Oggi Alice ha presentato al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e a tutti i rappresentanti del Governo un documento con una serie di proposte coerenti con le linee guida PNRR che costituiscono un vero e proprio piano strategico per la ripartenza del settore del trasporto e della logistica. Le priorità rilevate da Alice per il settore della logistica e dei trasporti possono essere sintetizzate in quattro assi d'azione che riguardano la liquidità all'economia reale attraverso la leva fiscale, il sostegno all'intermodalità per evitare il back shift modale, la digitalizzazione e semplificazione dei processi amministrativi, le politiche occupazionali e di formazione specifica per il settore. Nel dettaglio, tra i temi sollevati di maggiore rilevanza, Alice ha chiesto al Governo interventi per la detassazione dei redditi di impresa per il triennio 2021-2023, il potenziamento degli incentivi mare bonus e ferro bonus, nonché a favore degli investimenti nell'autotrasporto, l'adozione del CMR elettronico per la registrazione e il trattamento dei dati ed interventi mirati a sostegno della formazione professionale nel settore. Una vera e propria exit strategy dall'emergenza pandemica che tratteremo puntualmente nei prossimi giorni con approfondimenti ed interviste mirate agli esponenti politici di riferimento e agli stakeholders del settore. L'INPS ha erogato in questi mesi di emergenza sanitaria 20 milioni di prestazioni di cassa integrazione a 6 milioni e mezzo di lavoratori. Lo fa sapere l'istituto con una nota spiegando che le ore autorizzate con causale Covid hanno superato i 3 miliardi. Di circa 20 milioni di prestazioni di cassa integrazione, 12 sono stati erogati in modo diretto e 8 a conguaglio dopo l'anticipo delle aziende. Ad oggi, considerando anche le altre misure, come ad esempio i bonus, solo per azioni di sostegno da emergenza Covid sono stati raggiunti, sottolinea l'INPS, circa 14,3 milioni di cittadini. E passiamo adesso alle altre notizie dall'Italia e dall'estero. L'assegno unico arriverà fino a 200 euro a figlio, afferma Gualtieri sulla manovra. Il ministro dell'economia anticipa poi che la cassa integrazione sarà prorogata fino a fine anno con un decreto in programma a novembre che conterrà anche altri 5 miliardi da destinare nel 2021 ai settori maggiormente colpiti dalla crisi. L'aumento vertiginoso dei casi di coronavirus nell'emisfero settentrionale è dovuto al fatto che le persone entrate in contatto con un contagiato non sono state messe in quarantena per un periodo adeguato, lo sostiene il direttore per le emergenze dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Michael Ryan. Il primo ministro irlandese Michael Martin ordina ai suoi concittadini di restare a casa dalla mezzanotte di mercoledì e la chiusura di tutti i negozi non essenziali. Le scuole invece rimarranno aperte. L'Irlanda diventa con il Galles il primo paese europeo a riconfinare la sua popolazione. Con i 12.982 contagi delle ultime 24 ore, l'Argentina ha superato il milione di casi di coronavirus. Lo ha reso noto il Ministero della Salute a Buenos Aires, è il quinto paese al mondo ad aver raggiunto quella cifra, con un bilancio totale di 26.716 morti. Schiaffo della Corte Suprema Trump ai repubblicani. Il massimo organo giudiziario americano ha deciso che in Pennsylvania i voti per posta saranno contati se ricevuti entro 3 giorni dall'Election Day. E proprio in questo stato, oggi Melania scenderà al fianco di Trump durante il suo comizio a Erie. Va oltre ogni aspettativa il collocamento dell'Eurobond Sure Social, che serve a finanziare le misure dell'Unione Europea a sostegno dell'occupazione durante la pandemia. La prima emissione con scadenza 10 anni ha già raccolto una domanda per 95 miliardi di euro, mentre per quella scadenza 20 anni sono arrivate richieste per 55 miliardi. In totale 150 miliardi di domanda per il bond che nelle attese doveva raccogliere intorno ai 15 miliardi. E quanto è emerso sul mercato nell'ambito dell'operazione avviata stamane per conto della UE da Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Nomura e Unicredit.
Intanto il deficit di bilancio messo assieme dai paesi dell'Eurozona quest'anno sfiorerà i 1.000 miliardi di euro. Dobbiamo evitare, ha sottolineato la presidente della BCE Christine Lagarde, che si abbiano danni permanenti sul mercato del lavoro, che vengano distrutte attività produttive sane e si formino disuguaglianze ancora più accentuate. La stessa Lagarde ha chiesto che i fondi europei per la ripresa vengano erogati già dall'inizio del 2021 e ha avanzato la proposta che il Recovery Fund diventi uno strumento permanente. Ottimistiche le previsioni del report di Deloitte per i veicoli elettrici, che vedono un tasso di crescita del 29% per il prossimo decennio, con le vendite destinate a salire da 2 milioni e mezzo di veicoli del 2020 fino ai 31,1 milioni entro il 2030. I nuovi veicoli green garantiranno così oltre un terzo della quota di mercato complessiva per le vendite di auto nuove. A tal proposito, Roberto D'Antonio ha ascoltato oggi il Project Manager e-Mobility di Enel X Italia, Fabrizio Modica, sullo stato della copertura delle infrastrutture di ricarica sul territorio nazionale. Il piano Italia di Enel X oggi conta 10.600 punti di ricarica ad accesso pubblico che abbiamo installato su tutto il territorio italiano ed è in linea con l'obiettivo di arrivare alla copertura capillare della penisola pari a 28.000 punti di ricarica entro il 2022. Le soluzioni che installiamo sul paese hanno e prevedono tutti gli standard di ricarica, perché spaziamo dalle prese di tipo 2 o tipo 3A, quindi in corrente alternata, fino ai moderni connettori in continua, quindi corrente continua, parliamo di CCS e CHAdeMO come standard di ricarica, e offriamo potenze fino a 350 kW di potenza. Quindi nell'ambito del piano abbiamo un'infrastrutturazione che prevede l'installazione su delle strade extraurbane, l'installazione appunto della nostra famiglia Juice, le Juice Pump in particolare, cioè che sono stazioni fast che arrivano fino a 50 kW di potenza e permettono di ricaricare il proprio veicolo in circa 30 minuti, mentre invece nei contesti urbani pubblici adottiamo ed installiamo le JuicePol e le JuiceBox, che sono infrastrutture di ricarica fino a 22 kW di potenza di ricarica e consentono di ricaricare i mezzi, quindi i veicoli elettrici, in poche ore. Dottore, quando si parla di infrastrutture si vede, si pensa, immagina sempre purtroppo a un gap fra nord e sud. Qual è la situazione attuale in tal senso? Come tutti i piani di infrastrutturazione e di elettrificazione, abbiamo una flessibilità intrinseca dettata anche dalla domanda e dalle immatricolazioni che vengono richieste di veicoli elettrici in funzione della localizzazione del paese. In questa situazione attualmente abbiamo, rispetto ai numeri che abbiamo citato poc'anzi, quindi 10.600 punti di ricarica, le percentuali sono 45% di copertura, quindi di installazioni nel nord, il 30% circa nel centro e il 25% nel sud. Uno dei nostri obiettivi al 2022, quando installeremo 28.000 punti di ricarica, sarà proprio andare a colmare eventuali gap tra sud, centro e nord. Abbiamo parlato di dati che si riferiscono al 2022, facciamo un salto temporale, proiettiamoci al 2030, quando abbiamo ascoltato ci saranno il 32% dei veicoli circolanti che saranno ad alimentazione elettrica. Ebbene, ci si sarà pronti per quell'epoca? Ci sarà una rete di distribuzione in grado di offrire appunto alimentazione, energia elettrica a tale mole di veicoli? Non ci sarà il rischio di rimanere al secco di elettricità, perché indipendentemente dal numero di infrastrutture di ricarica abbiamo obiettivi molto sfidanti appunto per assolvere a quella che sarà l'esigenza futura di ricarica dei veicoli elettrici. Stiamo nel contempo sviluppando anche delle tecnologie che ci consentiranno appunto di efficientare e massimizzare la potenza in gioco su queste infrastrutture attraverso dei software smart che siano in grado appunto di darci la possibilità anche di adottare il famoso smart charging, quindi di andare ad efficientare sempre di più i sistemi di ricarica che ad oggi abbiamo
abbiamo a disposizione per la ricarica dei veicoli elettrici. Via libera del CDA di Cassa Depositi e Prestiti ieri sera alla presentazione di un'offerta attraverso CDP Equity insieme ai fondi Blackstone Infrastructure Partners e Macquarie Infrastructure and Real Assets per l'acquisizione dell'88,06% di Autostrade per l'Italia detenuto da Atlantia. Lo ha reso noto CDP con un comunicato diffuso nella tarda serata di ieri. È obiettivo degli offerenti proporre ad Atlantia la sottoscrizione entro il 28 ottobre 2020 di un Memorandum of Understanding tra tutte le parti che disciplini in dettaglio i principali termini e condizioni dell'operazione. Dalla data di firma del memorandum, entro 10 settimane, verrà finalizzata un'offerta per l'acquisto della partecipazione in ASPI. Tensione tra Port Authority e imprese nel porto di Civitavecchia. Sotto accusa da parte degli operatori portuali c'è un decreto dell'8 ottobre scorso con cui la DSP guidata da Francesco Maria Di Maio ha messo in atto una rivisitazione al rialzo dei diritti di porto e dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale per le navi RoRo e RoPax. L'autority portuale dice di trovarsi costretta a rialzare le tariffe a causa della drastica riduzione dei traffici portuali e delle correlate entrate in conseguenza dell'emergenza sanitaria. Era questa l'ultima notizia della giornata, grazie per l'ascolto e appuntamento come di consueto a domani.